Lo stimolo agli investimenti in decarbonizzazione richiede delle politiche europee incisive e in grado di sostenere sul lungo termine la stabilità delle decisioni di investimento. L'ETS è uno strumento che ha mostrato alcuni problemi, ma che certamente deve essere considerato alla base, al centro di tutte queste politiche. Non è un caso che a livello internazionale, a livello globale, schemi simili di meccanismi cosiddetti cap and trade, come l'ETS, siano stati applicati, vengono applicati in gran parte delle geografie delle economie mondiali. Nella stessa Cina, che è il principale paese che ha il più alto numero di emissioni di CO2, si avvierà dall'inizio del 2017 il più grande sistema al mondo di ETS, di scambio di diritti di emissioni. Quindi noi crediamo che con tutti i difetti e con tutti i limiti finora manifestati da questo sistema, noi crediamo che il sistema vada migliorato e può essere migliorato. Esistono delle metodologie già piuttosto chiare, già piuttosto ben definite, qual è il meccanismo di stabilizzazione di mercato, che consentono di ripristinare un corretto bilanciamento fra domanda e offerta di crediti e quindi di rimuovere il surplus di certificati che è stato messo nel mercato e che è alla radice dei bassi prezzi di CO2. Oggi si discute una proposta interessante, in teoria concettualmente interessante, quella di una imposta sul carbonio contenuto nei prodotti al momento dell'ingresso in un determinato mercato. È una proposta concettualmente interessante, noi riteniamo che ci siano due problemi fondamentali che rischiano di minare l'efficacia di questa proposta. La prima è la grandissima complessità applicativa, che secondo noi ne renderebbe assai difficile, se non impossibile, l'applicazione in gran parte dei segmenti merceologici che sono contenuti nell'ambito dell'ETS. E la seconda è che non vorremmo che l'apertura di un dibattito su nuovi strumenti completamente diversi da quelli esistenti ci allontanasse dall'obiettivo principale, che è quello di lavorare per migliorare l'ETS. C'è una direttiva in Parlamento europeo, è lì secondo noi che urgentemente, prioritariamente bisogna intervenire, poi ovviamente tenendo aperte le finestre ad ogni possibile ulteriore miglioramento.